Sì, cavaliere Grognard, lasciala passare. No, non qui, principale, magari dopo il ponte. Posso fare qualcosa per lei? Sì, faccia sparire quel carro con tutto il suo fieno. Disgraziatamente ho dimenticato la bacchetta magica. Ha un modo strano di comportarsi, signora. Va via di casa senza dire una parola. Devo chiederle di tornare indietro. A parte il lei, sembra un marito geloso. Non sono d'accordo, Grognard. Direi piuttosto che quello è un ispettore seccato. Andiamo. Dite un po', bambini, a chi appartiene questa tenuta? Alla signora baronessa. Ah. Quale baronessa? La moglie del barone, naturalmente. Wiesenberg si chiama il barone. Ah, allora, anche lei si chiama Wiesenberg. Sì, può darsi, non lo so. Però questa macchina non è sua. Ah, e di chi è? Appartiene a Orlung. Che è il maestro di equitazione. Ah. Bene, bene, bene. Un maestro d'equitazione con una macchina sportiva. Ora non la guida più. E perché? Perché è morto, no? È stato ammazzato questa notte. Sì, signor ispettore, sono sbarre molto solide. Da lì nessuno è entrato, non c'è dubbio. Quindi l'assassino è passato da quella porta? Sì, e quanto all'arma del delitto era appesa su quell'architrave, un ferro da cavallo, sa, un portafortuna. A questo di fortuna gliena portata poca. Ma è andata bene a quell'altro, all'assassino. C'è una cosa sulla quale vorrei attirare la sua attenzione, ispettore. La vittima cadendo ha rotto il suo orologio. Glielo faccio vedere, ce l'ho qui. Guardi, signor ispettore. Va molto indietro. Lo credo bene, non cammina. Si è fermato nella caduta. Alle 3:35. Già. Se vuole arrivare in tempo a vedere le regate, principale, bisognerà mettersi in cammino, eh? Non si meraviglia che un semplice maestro d'equitazione possa permettersi un'auto così? Oh, non me ne intendo per giudicare. Ma di cavalli ti intendi? Sì, davanti mordono, di dietro calciano. E nel mezzo uno si siede. Sì, sì, va bene. Bazzica coi domestici. Parla un po' con i ragazzi di scuderia.
Voglio sapere che reputazione aveva questo maestro assassinato. Per l'amor del cielo, capo, non mi racconti che questa storia la interessa. Tu avanti, Grognier. Parli come se non mi conoscessi. Non è la storia che mi interessa, ma quella signora. Ah. L'ispettore Gottlieb la prega di accomodarsi da lui, signora baronessa. La ringrazio. Se posso esserti utile in qualcosa. Tu? Il nostro Rudolf non perde occasione per farsi maltrattare. È sfortunato in amore. Hai visto? Hanno chiamato Helen per interrogarla. Credi che sia immischiata in questa faccenda? Che idea. E perché? Ma così. Aveva una faccia lunga, un'aria molto preoccupata. Oh, andiamo. I poliziotti sono davvero indiscreti, senza il minimo tatto. Ci andremo di mezzo anche noi, vorranno interrogarci. Su che? Sull'incidente di stanotte. Ah, già. Ma siamo tenuti a rispondere. Che domanda sciocca. Sì, naturalmente. Oh, la trovo una cosa molto seccante. Ma sì. Se bisogna farlo. Purtroppo. Chi sarà quell'individuo? Dall'aspetto direi che è un colonnello in pensione, magari degli Usari o dei Dragoni. Comunque non ha la faccia del poliziotto. Si direbbe quasi che sospetta di me. Il suo è un vero interrogatorio. Lo è, infatti, baronessa, lo è. Non ha forse tentato di fuggire rubando quell'automobile? Non dica assurdità, non l'ho rubata, l'ho presa in prestito. Sì, da un morto. E non ho tentato di fuggire, volevo raggiungere il mio marito. Qualcuno deve avvertirlo di quello che è successo, le pare? Infatti mi hanno detto che è in viaggio. È a Kreuzbrücken, vero? Sì, al concorso ittico. È membro della giuria. Ed è partito da molto? No, ha preso il treno stamattina alle 6:20. Vale a dire all'incirca 3 ore dopo l'omicidio. Le ripeto che non ne sapevamo niente. Avrebbe dovuto avvertirci subito, Bolte. Mi dispiace, baronessa, ma quando ho scoperto il cadavere, il signor barone era già partito. Non mi sembra che questo cambi la realtà dei fatti. No, la prego, non si disturbi, caro. Permette? Ispettore Gottlieb della Brigata Criminale di Monaco. Piacere. Lutz Pindur. Conte Priberg, Artikoffel. Molto lieta, conte. Lei è amico di mio marito, immagino. No, signora, non di suo marito, ma della vittima. Ho saputo per caso la triste notizia e sono corso subito. Tra cavalieri c'è una grande solidarietà, credo che loro comprenderanno. Oh, certo, signor Conte, è naturale. Prego, ispettore, continui. Oh, senz'altro, la ringrazio. Dunque, dove eravamo? Di che stavamo parlando? Dei fatti. Oh, sì, è vero, dei fatti di questa notte. Vado avanti. I fatti. Così, a quanto lei mi ha detto, signor Bolte, la vittima stanotte ha giocato a carte proprio in questa stanza fino alle 3:15. Sì, almeno i signori sono andati via a quell'ora. Tutti meno Hornung. Lui è andato nella rimessa, non è uscito con gli altri. Cosa del tutto normale, si cambiava sempre prima di tornare a casa sua. E lei ha chiuso la porta a chiave? Sì. E poi? Poi sono tornato in cucina ad aspettare il signor Hornung. Prima o poi doveva venire a chiamarmi, solo io potevo aprirgli e farlo uscire. Già, ma lei si è addormentato. Ero stanco della giornata, signor ispettore. E quando mi sono svegliato erano le 6:30. Sono corso subito alla rimessa e l'ha steso per terra. Ha trovato Hornung, è vero? Sì, ecco qua. È lui? Sì. Dunque, dalle 3:15 del mattino fino alle 6:30 la porta era stata chiusa a chiave. In base agli elementi che abbiamo, il delitto sarebbe stato commesso alle 3:35. Quindi non c'è dubbio che l'assassino o i suoi complici avevano la chiave. Cosa intende insinuare? Niente, dico solo che lei la chiave ce l'ha. Certo, le ho tutte, è naturale. Chi altro ha quella chiave? Nessuno, ce ne sono solo due. Grazie, signor Bolte. Non ho più bisogno di lei per ora. Sempre a sua disposizione. Un momento.
Il signor Hornung, con chi ha giocato a carte questa notte? C'era il signor von Turk. Un lontano nipote di mio marito. Poi gli altri due signori, Follenz e Henning. Che sono nostri pensionati. Ah, a chi hanno giocato questi signori? A Bridge, credo. Ah, ma non è sicuro? Beh, non posso giurarci. È tanto importante sapere a chi hanno giocato. Quando c'è in ballo un delitto, gli hanno certamente insegnato alla scuola di polizia. Tutto ciò che è fuori dall'ordinario è molto importante. Quei signori avevano un mazzo di 53 carte. Io mi chiedo da dove sbuca questo secondo asso di cuori. Ora può anche andare. Signor Wagner. Buongiorno, baronessa. Allora, Gottlieb, l'inchiesta procede? Va abbastanza bene. No, ma va piano. Ho studiato la situazione, credo che abbiamo già tutti gli elementi necessari. Ma cosa ci fa lei qui? Posso saperlo? Non so neanche chi sia. Io invece so tutto di lei. So, per esempio, che lei è con sicurezza l'ispettore capo Wagner della brigata criminale di Monaco. E so anche che di recente è stato trasferito dalla sede di Bielefeld. Poco fa ha avuto un colloquio con i ragazzi di scuderia. Però, esatto. Complimenti. Sa di me morte e miracoli. È mio dovere professionale. E mi dica, è qui in veste ufficiale? Purtroppo, signor Wagner, non sono autorizzato a risponderle. Immagino che lei voglia parlare con la signora baronessa. Sì. Beh, devo chiederle di pazientare un po', perché prima io devo rivolgerle qualche domanda. Senta, mi dispiace molto, ma... Sì, anche a me. La prego, baronessa... Venga. Chi diavolo è quello? Ha preso nota del nome? Sì, sì, certo. Ecco qui. Lutz Pindur, Conte Priberg Artikoffen. Nobiltà prussiana, scommetto. Ha detto che è amico della vittima e può darsi, ma... Dica, dica. Credo che ci nasconda qualcosa. Scommetto che è stato mandato qui dal servizio segreto. Accidenti. Ma insomma, la prego di spiegarmi. Che cerca di fare? Chi è lei in realtà? Mi consideri una specie di angelo custode. Più angelo, più custode? Diciamo in pubblico custode e invece angelo in privato. Non è per caso un poliziotto o roba del genere? Un poliziotto o roba del genere? Non potrebbe essere più lontano dalla verità. Però conosce bene i signori incaricati dell'inchiesta. Cosa? Ah, lei si riferisce all'ispettore capo. Le assicuro che l'ho visto oggi per la prima volta. Ne sapeva il nome, la posizione, il grado. È semplice, l'ispettore Gottlieb l'ha salutato chiamandolo per nome. Il grado era facile da indovinare visto che è suo superiore. Ma sapeva che è stato trasferito da Bielefeld a Monaco. Il cappello che ha è stato acquistato in un famoso negozio di Bielefeld. Quanto al suo colloquio con i ragazzi di scuderia, ho visto che aveva della paglia attaccata alle scarpe e quindi purtroppo è convinto che è stata lei a uccidere Hornung. Ma è assurdo, assolutamente assurdo. Io le credo, ma tocca a lei convincere la polizia. Potrebbe non essere facile. Mi scusi, Conte Artikoffen, ma finché non avrò comunicazione ufficiale del suo incarico, rispondo io di questa inchiesta, io solo. Si accomodi, baronessa. Lo sa, l'inchiesta è una cosa delicata, bisogna diffidare di tutti. Allora, capo, una bottiglia di champagne? No, non adesso. Cosa sei riuscito a sapere? È una specie di pensione per cavallerizzi, triste, cara, ma raffinata. Ah. Hornung era stato assunto come maestro di equitazione. Si trovava qui da 6 mesi. Prima era ad Amburgo, in un altro club equestre. È lì che il signor von Turk l'ha conosciuto. Von Turk? Sì, quello che sta saltando. È un nipote del barone. Vive un po' alle sue spalle. E in cambio fa finta di occuparsi dell'amministrazione. Lei, baronessa, aveva stretti rapporti di amicizia col maestro di equitazione. Quante volte glielo devo ripetere? Lavorava qui, lo frequentavo. Uscivamo insieme a cavallo, ma è tutto.
Può dirci dove si trovava stanotte tra le 3:15 e le 3:30? Nel mio letto. Dormivo. Chi è che può confermarlo, suo marito? Possiamo telegrafargli. Non può dirvi niente. E perché? Già, perché? Perché dormiamo in camere separate. Lennitz. Henningen. Turk. Prego, signori. Si accomodino. Vogliamo bere un bicchiere insieme? Herbold? Subito, signor Conte. Lei è molto cortese. Purtroppo è capitato in un brutto momento, caro Conte. Lei ha saputo che... Sì, lo so. Mi dicono, conoscono bene la baronessa? Superficialmente, direi. La sua compagnia ci è gradita, intendiamoci, ma certo non è del nostro ambiente. È nobile per matrimonio. Da ragazza si chiamava Schmidt, è della piccola borghesia. Sono persone simpatiche, anche meritevoli. Non ho preconcetti contro la piccola borghesia, ma certo leghiamo poco. È gente così lontana da noi. Loro la credono capace ad un omicidio? Phipps, stavi per dire qualcosa? Non ho niente da dire, ti assicuro. Tutta questa storia mi annoia, è banale. Dica, può fare qualcosa? Lei avrà certo delle relazioni. Grazie. Con un po' di soldi, chissà. Sono d'accordo anch'io. Certe cose vanno sistemate così, come 2 anni fa. Sì, anche allora capitò uno spiacevole incidente. Ah sì? Racconti. Pensi che rubarono una sella con i finimenti. Ma si rende conto? Una cosa scandalosa. Nella rimessa e per di più... Ma noi scoprimo il colpevole senza far intervenire la polizia. Abbiamo una dignità da difendere. Per esempio, nel maneggio ci sono dei vetri rotti. Non è grave, lo ammetto, però ho protestato. È offensivo per gente del nostro rango. Già, proprio come l'assassinio del maestro d'equitazione. Senz'altro. C'è tuttavia una certa differenza. Allora, brindiamo, signori. Salute. Guardi là, ci taglia l'erba sotto i piedi. Mi chiami la macchina, Gerbeiser. Signor, sì, provvedo subito. Gottlieb, vada a telefonare a Biss, la prego. Ah, illustre ispettore capo, l'aspettavamo. Si accomodi. Beva insieme a noi. L'ispettore ti aspetta! Sì, vengo! Accidenti, ma che diavolo succede? Oh. Kenbaser, mi è rimasto in mano il volante. Posso esserle utile? No, grazie, me la cavo benissimo da solo. E non c'è nessun dubbio che Hornung sia stato ucciso con un ferro da cavallo? Nessun dubbio. E non potrebbe darsi che questo ferro fosse, anziché nella mano di un assassino, attaccato allo zoccolo di un cavallo? Già un calcio, di un animale imbizzarrito. Si tratta di un delitto. Ne è sicuro? Chi può dirlo? E a che serve suscitare tanti scandali? No, mi creda, una disgrazia è più dignitosa. In fondo la vita è tutta un compromesso, ispettore. Misterioso omicidio a Kulbrun suona così volgare, meschino, non ha classe. Volgare o no, si tratta di un grave reato. Ed è mio compito trovare il colpevole. Hanno giocato a carte con la vittima ieri sera? Sì. A bridge. Fino a che ora? Erano passate da poco le 3, mi sembra, quando abbiamo deciso di andare a letto. E Hornung? Che ha fatto? È andato come al solito nella rimessa per cambiarsi. Non tornava mai a casa in tenuta da cavallo. Mi dica, quanto guadagna un maestro d'equitazione qui, signor von Turk? In tutto, diciamo, 400 marchi. E con questa paga meschina, Hornung poteva permettersi un'auto sportiva di lusso? Viveva certo al di sopra dei suoi mezzi e della sua condizione sociale. Ultima cosa. Chi ha vinto la partita a bridge? Hornung, naturalmente, come sempre. Sì, a parte la brutta fine che ha fatto, ha sempre avuto una fortuna sfacciata. Non solo al gioco, ma anche con le donne.
Ah sì? E anche con la baronessa, se ho ben capito. Però l'ho sentito ripetere da molti. Ma pettegolezzi senza importanza. Loro non hanno mai notato niente. No, niente che giustificasse le chiacchiere. È vero, Fitz? Oh, per carità. Mi scusi se la disturbo. Che cosa c'è? La sua macchina, signor ispettore. Ah, sì, vengo subito. No, si è rotta. Secondo l'autista ci vorrà un'ora per ripararla. Beh, faccia venire un'altra macchina. Come vuole, ma ci vorrà molto di più. Qualche difficoltà con la sua vettura? Altro che difficoltà, cade a pezzi. Dove deve andare? A Badvis. Prego. Lo so quello che pensa. Davvero? Ma è su una falsa strada. La guardi quella signora? Con quelle mani così delicate non si tira un ferro di cavallo. Sa che la baronessa è una sportiva, gioca a tennis in modo splendido. Ha uno smash terribile. Ma quale sarebbe il movente? Il solito delle donne, una delusione d'amore, una rottura. Aveva una relazione col maestro di equitazione, sembra. Una relazione tempestosa finita da poco. No, no, non sono d'accordo. Chiacchiere da strigliatori di scuderia di cui non bisogna fidarsi. Non ha nessuna prova. E infatti la vado a cercare. Guardi qui, signor ispettore. Lettere d'amore. Ricorda la tua Hélène che ti amerà sempre. Lei deve leggere le ultime righe. L'idea di separarmi da te mi è insopportabile. Non resisterei neanche un giorno. Se mi lasciassi sarei capace di tutto. Di tutto? È un avvertimento, una minaccia. Però Paul non gli ha dato importanza. Cosa vuol dire? Che l'ha lasciata lo stesso, ne aveva abbastanza ormai. Ah. Già, era un Don Giovanni quel ragazzo. Per lui le donne erano cose passeggere, gliene passavano per le mani. Se non sbaglio, anche lei, signora. Se proprio le interessa e ci tiene a saperlo, sì. Sì, anch'io, ma non mi facevo illusioni. Da uomini del genere non puoi sperare niente. Però si è procurata quelle lettere. Oh, so bene che sono cose che non si fanno, ma cosa vuole la curiosità? Morivo dalla voglia di sapere che cosa gli scriveva quella donna. E un giorno finalmente le ho trovate in un cassetto. Lettere molto compromettenti, per questo voleva riprendersele. È venuta qui a cercarle? E quando, signora? Ma stanotte, poco dopo le 4. Ho creduto perfino che fosse un ladro. Ha fatto un fracasso, apriva i cassetti, gli armadi, tutto quanto. Ma le ho detto cosa pensavo di lei. E come ha fatto ad entrare? Aveva la chiave, capisce? La chiave della casa di mia proprietà. È stato certo Hornung a dargliela. Ah, ma com'è, ha scherzato poco, glielo assicuro. L'ho messa alla porta, l'ho presa per un braccio e fuori! Qual è il cognome di questa signora? Ah, questo non lo so davvero. Oh, sì, sì, è lei. Non c'è nessun dubbio, è proprio il ritratto di quella là. In questa prima manche io ho guadagnato un punto. Sì, forse lei ha guadagnato un punto. Ma l'importante è sapere quanto guadagnava Hornung in realtà. Sarebbe a dire? In altre parole, il lusso che vedo in questo appartamento male si adatta alla paga di un maestro d'equitazione. Signora Lisengang, quanto le pagava d'affitto? 200 marchi, senza le spese. Su uno stipendio di 400. Forse si privava di altre cose. Lei che ne dice, signore? Oh, no. Non si privava di niente, il brav'uomo. Sentito? Avrà ricevuto soldi dalla famiglia. Non certo dal padre. Non gli ha mai dato un soldo. Non lo voleva neanche più vedere dopo i debiti che aveva fatto ad Amburgo. 9.000 marchi. Per debiti di gioco? Eh? È così? Sì. Come lo ha indovinato? Visto che giocava a bridge con tanto accanimento. Sì, ma che significa? A bridge non si perdono somme di tale entità. 9.000 marchi. È quello che penso anch'io, signor Wagner. Continui.
Tre quarti d'ora dopo il delitto, la baronessa si precipita nell'appartamento del povero Hornung. È chiaro come il sole qual era lo scopo della sua visita. Riprendersi delle lettere compromettenti. Molto di più. Far sparire il movente del suo reato. Per me il suo gesto è più che una confessione. Già. Lei ha un acume invidiabile, ispettore. Solo giunge con troppa precipitazione a conclusioni azzardate. Molto spesso la verità è meno complicata. Al tribunale, Fritz, devo ritirare un mandato d'arresto. Arrivederla. Mm-hmm. Fatto? Sì, principale. Bene. Ma che cosa fai? Le chiedo scusa. C'è da diventare matti. Non so cosa gli è preso a questo macinino. Prima il volante, ora ingrana solo la marcia indietro. Piano, sta attento! Purtroppo, baronessa, ci resta poco tempo. Mentre noi facciamo questa passeggiata, l'ispettore Wagner è corso a procurarsi un mandato di arresto. Un mandato con su il mio nome, immagino. Naturalmente. Perché ha negato il suo legame con Hornung? Oh, è tutto così complicato. Gli affari di cuore non sono mai semplici, lo so. Ma la relazione c'è stata. Sì, un momento di debolezza. L'ho amato, ma è finita ormai. Ah, lo credo, è morto. È cinico e crudele. Non sempre. Ci siamo lasciati molto prima che venisse ucciso. È stato lui a lasciarla, eh? E lei non l'ha sopportato. Questa almeno è la teoria dell'ispettore. Si sbaglia, io ho rotto con lui. Avevo capito che razza d'uomo era. Si ricordi, bisogna provarlo. Helen, è molto importante. Non ha mai fatto cenno a nessuno? Sì, ne ho parlato con Rudolf von Turk, il nipote di mio marito, ma... Ma? In realtà fu lui a entrare in argomento. Voleva avvertirmi, aprirmi gli occhi su Hornung. Ma gli ha detto che voleva troncare? No, perché la sua intenzione era evidente. Mirava solo a prendere il posto di Hornung. E lei non lo può soffrire? Mi è sempre intorno, si dà un sacco di arie. Gli uomini sono tutti odiosi. È meglio stare alla larga da loro. Come uomo, la ringrazio. Sono convinta che non mi crederà, ma amo mio marito. L'ama davvero? Sì, l'amo. Cara amica, tra mezz'ora Wagner arriverà qui con il mandato d'arresto. La supplico di dirmi tutta la verità. Vuol saperla? Mio marito ha 30 anni più di me, ecco la verità. L'ho conosciuto a Monaco durante un concorso ippico. Era il più celebre degli allenatori. Lo ammiravo molto. Quando mi ha chiesto di sposarlo, ho pensato che per me era una felicità assicurata e una grande avventura. Invece? Subito dopo le nozze si è ritirato in questa tenuta e io l'ho seguito. Non c'è niente di strano. Sì, una bella regione, paesaggi di sogno, non c'è posto più bello al mondo per trascorrere gli ultimi giorni della propria vita. Ma io non mi sento alla fine della vita. Ah. La prego. Mi risparmi quell'aria ironica. Non ho diritto di lamentarmi. Lo so bene. Mio marito è buono, generoso. E ha fiducia in me. Forse è la cosa peggiore. Ha in me una fiducia cieca. Quindi non sa dei suoi rapporti con Hornung? No. Sarebbe terribile per lui. Non ha mai sospettato niente. È sempre così che succede. Lo sanno tutti, tranne il marito. Se dovesse venirlo a sapere, sarebbe molto seccante. Il signor Conte aveva espresso il desiderio di vedere i conigli che allevo. I conigli? Ah, sì, 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 sì. Mi interessano molto. Permettete, signori? Da questa parte. Chissà perché non le dice niente. Chi? Il signor von Turk, assistito anche lui l'altro pomeriggio a quella scenata. Che scenata? Tra il barone e Hornung. È avvenuta nello studio e sembrava la fine del mondo. Ah.
La faccenda si è conclusa male? Sì, per Hornung. Il barone lo ha messo alla porta. Non voglio più vederla qui, gli ha detto. Il maestro sembrava molto scosso. Ah, un'altra cosa. Mm? È arrivato l'ispettore. Stanno interrogando la baronessa. Insomma, carte in tavola. Sappiamo quando è avvenuto il delitto e a quell'ora la porta era sbarrata e lei era l'unica ad avere la chiave. Lei o suo marito? Le ho detto che lui non c'entra in questa storia. Mi scusi, ma non ne sono convinto. Ma che cos'altro vuole lei? Visto che me lo chiede con tanta grazia, mi farò un dovere di spiegarglielo. Vengo. Ma di che cosa si mischia quello? Non lo farò più entrare nella tenuta. Ma che roba. Se la baronessa di Wiesenberg ha mentito, signori, non lo ha fatto per nascondere una sua colpa in relazione all'omicidio. Ha mentito perché è stata infedele al marito. Non capisco dove voglia arrivare. Lo saprà immediatamente. Sono qui per spiegarlo. La notte scorsa, dalla finestra della sua stanza, ha visto la luce accesa nella rimessa. Allora è scesa ed è così che ha scoperto il cadavere di Hornung. Subito dopo è corsa a Wies a riprendere le lettere, non per salvare la reputazione, ma solo la pelle di suo marito. Non è vero. Lui non sapeva niente. Sapeva tutto, invece. E quindi lei era convinta che fosse l'assassino movente la gelosia. No. Sapeva o no? Ora ce lo dirà lui stesso. Sì, signori. Sapevo tutto e ne ho molto sofferto. Martin. Mio nipote aveva creduto suo dovere mettermi al corrente. Il signor von Turk. Non poteva più tacere questo segreto che gli pesava sulla coscienza. La sua coscienza. Quel giorno stesso chiamai il maestro di equitazione e gli dissi il fatto suo. Poi l'ho licenziato su due piedi. La scena fu molto violenta. Ma che bisogno c'è di raccontare questi dettagli? Non dovevo farlo. E perché, Helen? Così anche lei entra nella rosa dei possibili colpevoli. Visto che disponeva della chiave. Ma di che chiave state parlando? Di quella della porta della rimessa. Ah, sì, ora capisco. Quella porta era sbarrata. Solo chi ne aveva la chiave poteva uccidere Hornung. Sì, ma io quella chiave non l'avevo. Ce l'avevi tu, cara. Da settimane la porti sempre nella borsetta. Martin. Ha detto nella borsetta, eh? Sentito, baronessa? Ha qualcos'altro da dire? No. È stata una terribile tragedia. E io solo ne sono il responsabile. Lei? Ma certo, non lo capisce? La guardi. Guardi mia moglie. Una donna nel fiore dell'età, sposata con un vecchio. Oh, barone, andiamo. E un uomo della mia età dovrebbe capire che è un grave errore legare a sé una donna giovane che ha il diritto di vivere. Dovrebbe sapere per esperienza che la poveretta sacrificata al suo fianco patirà un calvario giorno dopo giorno. Gli uomini certo condanneranno l'adulterio di mia moglie, ma davanti al giudice supremo io solo risponderò del suo errore e nessun altro. Quanta dignità, barone. Quanta bassezza, vorrà dire. E quanto istrionismo patetico e ridicolo. Mi offende senza ragione. Sua moglie, convinta che lei abbia ucciso Hornung, fa ogni sforzo per scagionarla. E invece lei le accumula prove contro. Ma cara, da settimane hai tu la chiave nella borsetta. Bravo, barone. È un vero artista. Ma chi è questo strano individuo? Il conte Priber Kartikoffen. Eh? Il conte Priber Kartikoffen. Mai sentito. È un vecchio amico del defunto maestro di equitazione. Posso chiederle quando è montata a cavallo con lui? Prego? Quando è montato a cavallo con Hornung, l'ultima volta? Ah, 2 anni fa. Al concorso ippico internazionale di Zoppot. Ne dubito. 2 anni fa ho arbitrato io il concorso di Zoppot. Non c'era nessun Priber Kartikoffen nell'elenco dei concorrenti. Caro barone, alla sua età la memoria fa brutti scherzi ed è facile dimenticare sia nomi che chiavi. Per quello che la riguarda, non credo. Conservo gli elenchi dei concorsi che ho arbitrato e in nessuno di essi c'è il suo nome, lo posso dimostrare.
Lo sentivo, l'avrei giurato che questo conte era un impostore. Te l'ho anche detto. Non perdiamo tempo, fuori le manette. Ora capisco la sua parte in questa storia. Una donna innamorata, un elegante gentiluomo pronto a sedurla, ma c'era il vecchio amante, dava fastidio. Non dica assurdità, ispettore. Non fa che prendere granchi. Perché dovevo uccidere un rivale che si sarebbe tolto di torno l'indomani? Oh. È il secondo orologio che si rompe in questa casa. No, cammina ancora. Alt! Che è successo a quell'orologio? Niente di grave. Il vetro si è rotto, ma per ora ha seguito a camminare. Per ora? Eccola qui la spiegazione, ispettore. Dov'è la foto del cadavere di Ornung con l'orologio? Cosa vuol farsene? Dov'è la foto di Ornung con l'orologio al polso? Badis è un altro dei suoi trucchi. Alle 3:15 Ornung è andato nella rimessa. Alle 3:35, secondo voi, è stato assassinato. Sì, esatto. E che cosa ha fatto in quei 20 minuti? Si è cambiato, come faceva sempre. Guardi queste fotografie. Si è cambiato, secondo lei? No, ha ancora i pantaloni da cavallo. L'orologio. Ecco. Grazie. Ma cammina. Sì, il vetro effettivamente si è rotto quando Ornung è caduto. Ma l'orologio ha continuato a camminare. Proprio come l'orologio del signor Gottlieb poco fa. In altre parole, ci saremmo sbagliati sull'ora del delitto. Eh sì. È stato commesso molto prima. In un momento in cui tutte le porte della casa erano aperte. Chiunque ispettore può essere l'assassino. È qui dentro la soluzione del mistero. In questo mazzo. Che ho trovato nell'armadio del signor Ornung. Ci manca l'asso di cuori. Proprio quello che c'è in più nell'altro mazzo. Ma questo cosa dimostra? Che qualcuno ha fatto il doppio gioco. Un doppio gioco, direi, se mi consente, relativamente semplice. Tra poco sarò in grado di darle il nome dell'assassino, ma ci riuscirò se anche lei mi dà una mano. D'accordo, ma a una condizione. Quale? Che mi dica chi è lei. Chi è lei in realtà. Lo prometto. Lo saprà presto. Non riesco a capire perché l'ispettore ci trattiene qui per tanto tempo. È naturale, in caso di omicidio i testimoni devono restare a disposizione della polizia. E in un momento simile vi pare dignitoso che giochiamo a carte? Beh, dobbiamo pur passare il tempo. E a poker per di più. Su, andiamo, non faccia il difficile, signor von Turk. Cosa fate, signori? Sì, ci sto. Bene. Quante? Tre. Due. Fin dal primo momento ho indovinato che l'altro giorno con Ornung non avete giocato a bridge, ma a poker per tutta la sera. Che ne sa? Ornung era un giocatore professionista. Doveva impinguare il suo stipendio, visto il modo in cui viveva.
Signor von Turk, lei ne sa bene qualcosa? Io? Sì, era ad Amburgo con lui, no? Sa quindi che è stato messo alla porta dal circolo di quella città per aver organizzato giochi d'azzardo vietati. Sì, una severità eccessiva, ma là hanno tradizioni rigorose. Allora? Cosa fa, signor von Hennigan? Vedo. Bravo. Era convinto che bleffasse. Sta a lei dar carte. Non è possibile. Tre volte di seguito a poker d'assi. Lo trovo un po' strano. Un momento. Vi chiedo di farci vedere tutte le vostre carte, anche quelle scartate. Scusi, è contro tutte le regole. Lasciamo perdere le regole. Tre volte a poker d'assi. Ora capisco tutto. Il conte Hornung erano amici. Chissà chi ha insegnato certi trucchi all'altro. Che cosa vogliono insinuare? Quali trucchi? Questo, cinque assi nello stesso mazzo, cinque assi. Altro che insinuazioni, caro mio, lei ha barato come Hornung. Non ci faremo imbrogliare anche da lei. No, certo, visto che la partita è finita. Ma, ispettore, lei ci stava spiando, è oltraggioso. Hornung con voi non ha giocato a bridge, ma a poker. Sì, e ha vinto molto. E voi finalmente vi siete resi conto che barava. È così, no? E lei non barava? Rispondete alla domanda. È inutile, Phipps. Dobbiamo parlare. Sì, è vero. Hornung barava. Come lei? Era riuscito a spillarci 30.000 marchi. E voi non avete fatto niente? Abbiamo protestato, naturalmente, ma è stato tutto inutile. Ci ha riso in faccia. È andato a cambiarsi come se non fosse successo niente. Dalla rabbia lo avrei ucciso. Ma Turk si è messo di mezzo e l'ha seguito per convincerlo. Così lei lo ha raggiunto nella rimessa. E tutto è finito bene. Turk è tornato riportandoci i soldi, che abbiamo diviso subito tra noi. Poi siamo andati a dormire. E nessuno di voi ha sospettato la parte di von Turk nella faccenda? No, che intende? Ogni varo ha un complice. Io avevo il mio, Hornung il suo. Un complice che era preoccupato. Perché quella sera Hornung barava troppo. E troppo apertamente. Non mi è stato facile imitarlo poco fa. Aveva un gran bisogno di soldi. E voleva fare un'ultima mungitura decisiva. I bei giorni di Kullbron erano finiti. Finiti! Lei lo ha seguito nella rimessa. In apparenza per persuaderlo a restituire i quattrini, ma in realtà per reclamare la sua parte. E lui le ha riso in faccia. Deve esserci stata una lite. Avete certo sentito le loro grida? No, che dici? Sì, le avete sentite. Ma cosa fanno dei gentiluomini in questo caso? Si tappano idealmente le orecchie. Ma non avete dovuto tenerle tappate a lungo. Molto presto ci fu silenzio. Il signor von Turk aveva fatto uso di quel ferro di cavallo. Ma senta, come potevamo indovinare che fosse successa una cosa simile? Comunque, i vostri eventuali sospetti sono svaniti quando avete recuperato i soldi. Questo vi importava. Certo, per lei
Deve essere stato duro restituirli. Ma era la sola speranza di farla franca. Crede di sapere tutto. Legittima difesa. Per salvare la pelle. Era furioso contro di me perché avevo aperto gli occhi a mio zio. Lei ha la mania di aprire sempre gli occhi alla gente. Lo aveva già fatto con la baronessa. Hornung era un farabutto, un ladro. E soprattutto un ingrato. Lei lo aveva introdotto qui e come ringraziamento le aveva soffiato la baronessa. Non è così? Il signor von Turk è un po' giù di nervi. Trovategli una cella tranquilla. Senz'altro. Agli ordini, ispettore. Su, avanti. È incredibile. Chi lo avrebbe mai detto? Di qualcosa anche tu, Berti, non è così? Lo avresti creduto capace di fare una cosa simile? Non vorrete darmi a bere che non ne sapevate niente. Ma credevate davvero che Hornung vi avrebbe restituito i soldi? No, la verità è che avete preferito passare per imbecilli invece che per complici. Ma noi non avevamo nessuna ragione di sospettare. Avreste dovuto comunque capire tutto quando avete saputo del delitto. Ma, ispettore, non disponevamo di nessun elemento. Ah, è la partita finita in quel modo che avete accuratamente taciuto? Bisognava evitare noie. E poi un omicidio tra gente che appartiene al gran mondo è una cosa inammissibile. Già, è preferibile mandare in galera un innocente. Bel principio morale. Stavo per dirlo. Prego, signor Conte. Doveva finir così. Lo sapevo, io te l'ho detto e ripetuto tante volte. Che cosa mi hai detto? Che un gentiluomo non cerca di far soldi al gioco. Non sono cose degne di noi. Ma sei il primo a sperarci. Signori, grazie. Sì, a sperarci per pagare i debiti e salvare la reputazione. Ma senti, e tu allora? Ormai sei sull'orlo del fallimento del sequestro. Su, avanti, vi prego, non litigate. Venite piuttosto a raccontarmi tutto dal principio. Coraggio, venite. Immagino che vorrà dare una bella strigliata a quei due signori, ispettore. Sì, certo. Ma prima vorrei sapere qual è la sua vera identità. Ogni cosa a suo tempo. Parlerò prima con la baronessa. Ecco, signori. Vi prego di firmare la vostra deposizione. Siete liberi per il momento. Tenga. Qui. Ma i nostri quattrini? Già, dove è andato a finire il conte Artikofen? Ha preteso lui di prenderli in consegna. Guardi là, signor ispettore, ha messo in moto la macchina di Hornung. E con questo? Se la svigna. Ah no, questo è troppo. Su, Svento, inseguiamolo. Svento, se no ci scappa. Pista, pista. Fritz, salta su. Insegui quelle macchine. Presto. Accidenti a questa maledetta macchina. Adesso è in moto e non va più né avanti né indietro. Ma che diavolo succede? Signori. Bene, bravo, Granier, grazie. È davvero stupendo, vero Arsenio? Cammina. Questa è sempre la miglior conclusione di ogni avventura. Champagne.
Salute. Alla sua. Sono felice. Tanto felice. C'est un gentleman et chaque femme a son heure. Rêve de voir son visage, de la grise à la danse, à l'épouse la meilleure. Gentleman cambrioleur s'empare de vos valeurs, sans vous menacer d'une âme, quand il détrousse une femme, il lui fait porter des fleurs.